Buongiorno, buon pomeriggio, anzi, benvenuti a tutti. Sono Fabio Sireus, responsabile commerciale della divisione BIM strutturale per Arpa CEAS. Molti di voi sicuramente avranno già seguito diversi altri appuntamenti di questo tipo, sia relativamente a Tecla che relativamente a Trimble Connect insieme a me. Sapete che sono degli appuntamenti bimestrali per quanto riguarda il software e mensili per quanto riguarda, diciamo così, la nostra divisione. E quindi speriamo di continuare ad avervi sempre numerosi come lo siete in tutti questi appuntamenti, diciamo, informativi. Allora, direi che possiamo incominciare. Allora, la tematica di oggi è quella della Bridge Information Modeling, quindi il famoso acronimo BRIM che si comincia a sentire sempre di più. Quando si pensa al BIM come metodo organizzativo e operativo di lavoro, tipicamente si pensa al building, no? Siamo sempre portati a pensare che sia la parte legata appunto agli edifici, al building, meno alle opere puntuali infrastrutturali. Quando parliamo di BIM, la prima cosa che ci viene in mente di solito è quella, quindi la multidisciplinarietà che c'è nel mondo civile, fatta di architettonici, strutturali, impianti. Però sappiamo bene che ormai il BIM sta cambiando in modo irreversibile, è abbastanza trasversale quello che è il mondo delle costruzioni. Quindi dall'approccio progettuale a quello costruttivo, fino ad arrivare anche agli aspetti più operativi e manutentivi di qualsiasi opera. E in queste chiaramente non fanno eccezione le opere infrastrutturali, come appunto i ponti. Se è vero che comunque possiamo considerare un ponte a tutti gli effetti come una vera e propria opera strutturale, perché condivide tipicamente buona parte delle cose che riscontriamo in un'opera civile, è vero anche che ci sono altri aspetti che la differenziano parecchio. Quindi cercheremo oggi, con questa analisi che faremo, di capire quali sono i principali vantaggi nell'adottare un approccio BIM alla progettazione dei ponti, da qui appunto l'acronimo BRIM, concentrando l'attenzione non tanto sugli aspetti metodologici, quanto un po' più su quelli operativi, cioè quegli strumenti che sono presenti all'interno di un programma di authoring strutturale di eccellenza, possiamo dire, per l'ambito strutturale, come Tekla Structures, per questo tipo di settore. Ora, sicuramente la primissima testimonianza anche che vogliamo portare oggi è quella di un ponte internazionale, il Ranselva Bridge in Norvegia, che ha vinto come miglior progetto BIM di tipologia infrastrutturale, in particolar modo, quest'anno nel Tekla BIM Award 2020, che è un concorso mondiale indetto da Trimble. E qual è chiaramente la particolarità di questo ponte? È il ponte più lungo ad essere stato progettato e costruito usando un flusso BIM, possiamo dire al 100%, o quantomeno veramente vicino al 100%, basato sui modelli e senza disegni. È sicuramente una prima sperimentazione vera che ha portato ad avere dei riscontri pratici su quello che da sempre riteniamo essere e lo sarà sempre di più, ma che appunto comincia a concretizzarsi in casi come questo. È chiaro che i vantaggi, quindi la costruibilità, se vogliamo, il punto cardine su cui Tekla vanta anche la propria qualità, il proprio riconoscimento a livello di progettisti e costruttori. I vantaggi che Tekla può portare a progetti di piccola e grande dimensione sono enormi, soprattutto se li vediamo all'interno dell'intero processo di costruzione, quindi non limitandoci solo all'aspetto progettuale. Non soltanto è possibile ottimizzare in maniera efficace lo sviluppo della progettazione, che solitamente appunto è il primo, spesso l'unico aspetto che consideriamo, ma può proprio aiutarci a sviluppare metodologie costruttive più efficienti, gestire prontamente le modifiche direttamente sul sito, quindi in cantiere, così come ci può consentire la condivisione dei modelli tridimensionali completi di tutto il contenuto informativo relativamente, per esempio, alla costruibilità dell'opera, con le finalità di controllo interferenza, di montaggio, in maniera tale che siano condivisibili con tutto il team, quindi con tutti gli attori che operano all'interno del progetto.
È chiaro che quando parliamo di un ponte, voi soprattutto che è il vostro mestiere quotidiano, per molti di voi almeno, vedendo le iscrizioni che ci sono arrivate, è chiaro che la maggior parte di voi si occupi proprio di questa attività, come società di ingegneria, progettisti, costruttori. Parlare di un ponte significa parlare di un'opera complessa, tipicamente multimateriale, per lo più multimateriale, spesso mista, caratterizzata da geometrie particolari, articolate, spesso di difficile anche collocazione, quando pensiamo ad esempio a complessità aggiuntive come i corsi d'acqua, dislivelli importanti, quindi è chiaro che non è un'opera semplice per nulla. Risulta chiaro quindi che la pianificazione e la realizzazione di opere di ingegneria di tale complessità possa facilmente, a nostro avviso, ma diciamo che poi è riscontrato dalla quotidianità, beneficiare della possibilità di modellazione e studiare l'opera in tre dimensioni, sia per garantire la costruibilità dell'opera stessa, quindi per avere maggior garanzia di costruibilità con meno rischi, che per escludere appunto già in fase preventiva eventuali ulteriori rischi di conflitto con opere esistenti o complementari all'opera stessa. Chiaramente spesso non c'è solo il ponte, ci sono delle opere accessorie per il varo, per arrivare ad avere l'opera finita, no? Quindi la preparazione quindi dunque diventa una fase importante su cui è possibile sfruttare le competenze di Tekla Structures, per esempio per la modellazione di opere provvisorie, che possono andare dalle strutture secondarie di supporto dell'impalcato, a barre di rinforzo temporanee, magari per variazioni di carico strutturale o per supportare eventualmente i requisiti di rinforzo necessari in alcuni contesti particolari, ecco, come appunto le situazioni di varo a volte impongono. Un altro vantaggio di notevole rilevanza è sicuramente la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento rispetto alla sequenza di costruzione che è stata proposta. Il modello quindi ci consente, in effetti, con degli appositi strumenti terzi, di diventare qualcosa di più di quello che poi è lo sfruttarlo a livello BIM, a livello progettuale. Quindi con appositi strumenti noi possiamo non soltanto creare dei rendering statici, ma anche delle vere e proprie animazioni del programma di costruzione, come strumento visivo per i briefing di cantiere o come quello che state vedendo, che appunto per il quale ringraziamo un nostro cliente che è la MEG Studio, che ha condiviso questa che conoscerete tutti come opera, ovviamente si parla di Ponte San Giorgio, quindi del ponte sul Polcevera. Il ponte, vedremo un po' meglio in che modo è stato sfruttato Tekla per questa attività. In questa particolare attività svolta da MEG Studio, proprio su questa attività legata alle fasi di costruzione, quindi per presentare quali sarebbero state le fasi e il cronoprogramma, diciamo così, di costruzione. Il video lo trovate anche online, quindi magari nella sua versione completa vi invito a vederlo lì, è molto bello, molto interessante, infatti mi complimento ancora con il nostro cliente che si è occupato in questa attività principalmente di queste cinque fasi. In Tekla in particolar modo sono state gestite la fase 01 e la fase 02, dove nella fase 01 c'è stata una suddivisione in conci di varo in macro modelli e la suddivisione per fasi appunto di montaggio dei conci è stata fatta in Tekla, così come la modellazione di elementi accessori come gli strand jack, i carrelloni, la modellazione delle gru di sollevamento, di tutto quello che poi serviva anche per contestualizzare nella presentazione. Dopodiché chiaramente le fasi 03, 04 e 05 prettamente diciamo così di presentazione sono state gestite con prodotti specifici. Quindi la fase 00 è stata la ricezione diciamo così della modellazione fatta da Fincantieri, in questo caso Infrastructures, gli impalcati metallici che poi sono serviti per la parte costruttiva, okay? Che non è stata seguita in questo caso dal cliente che stiamo vedendo, ma è stata seguita sempre comunque con Tekla. Quindi il modello Tekla è servito per la generazione dei costruttivi d'officina per realizzare la struttura del ponte. Quindi una ricezione di questo materiale, la depurazione degli elementi secondari, ovviamente, perché in quel caso non servivano, la suddivisione in conci, la modellazione degli elementi aggiuntivi, quindi di supporto, per poi arrivare appunto al prodotto che abbiamo
visto. Ecco, questa pianificazione e tutto il relativo stato di avanzamento sono oltretutto condivisibili con tutti gli attori eventualmente interessati al progetto tramite l'apposita piattaforma di collaborazione Trimble Connect, che è perfettamente integrata all'interno di Tecla Structures. In realtà Trimble Connect è indipendente anche volendo da Tecla Structures, quindi si può utilizzare qualunque prodotti di authoring uno utilizza, perché è una piattaforma di collaborazione, quindi è multidisciplinare, non è necessariamente strutturale, anche se tipicamente la parte strutturale subentra quasi sempre, perché c'è sempre in un progetto, ma non importa che nasca da Tecla, ecco, in questo caso. Certo, ecco, con Tecla ha una sinergia molto forte, bidirezionale, così come ce l'ha anche con altri prodotti di authoring, diciamo, di altra software house. Quindi è sicuramente una piattaforma che trova molto interesse. In che ambito? Allora, Trimble Connect si posiziona all'interno di un ipotetico flusso di piattaforme di collaborazione in ambito infrastrutturale come la piattaforma nella quale gestire le opere puntuali. Quindi, se vediamo l'opera infrastruttura, il progetto infrastrutturale nel suo insieme, il ponte sicuramente è tipicamente gestibile, non, ripeto, nella modellazione, nelle fasi poi operative, ma nell'ambito della condivisione come di piattaforma di collaborazione tramite Trimble Connect. È chiaro che Trimble Connect, quindi rapidamente, adesso non è oggi la giornata in cui lo approfondiamo, ma tramite tecnologia OpenBIM ci permette di strutturare i dati in cartelle, caricare i documenti, i disegni, i file, i modelli, ovviamente dell'opera puntuale. Tutto questo si inserisce però in un contesto infrastrutturale più ampio, quindi di territorio, di stradale, di ferroviario, quindi di viario sostanzialmente, che è tipicamente gestito con un'altra piattaforma Trimble, che è Trimble Quadri, che quindi sicuramente può essere di maggior interesse per la gestione dell'intera opera strutturale. Ok? Su questo eventualmente come Paceas siamo noi a seguire questo tipo di prodotto, quindi chiunque poi volesse eventualmente qualche informazione in più su questo, tranquillamente lo invito a contattarci o farlo sapere anche nelle domande che poi lasceremo alla fine. Ecco, la multimaterialità di Tecla chiaramente lo rende particolarmente performante per la possibilità di valutare soprattutto quale sia la migliore soluzione progettuale, okay, in termini di tempo, di costi. Perché? Perché possiamo rapidamente sbagliare soluzioni differenti, anche materiche differenti, quindi saltare da soluzioni semi prefabbricate a soluzioni gettate in opera, a soluzioni in acciaio, perché la multimaterialità di Tecla ce lo permette, l'immediatezza, la velocità anche con la quale possiamo variare la modellazione e quindi gestire la modellazione è veramente molto forte, e questo ci permette quindi di avere anche un occhio immediato sugli impatti economici e temporali del progetto. Possiamo scendere velocemente allo studio dei dettagli, di collegamento, per esempio, o di dettaglio, possiamo anticipare le approvazioni di parte di una commessa, sempre per cercare di garantire maggior prestazione nell'ottica delle tempistiche, che come sapete chiaramente sono sempre strettissime. Quindi questa facilità, diciamo così, di controllo di Tecla diventa fondamentale quando subentrano modifiche, a maggior ragione, no? Quindi quando ci subentrano modifiche necessarie di fasi a fasi avanzate del progetto, che riuscendo a gestire rapidamente, prontamente, in modo efficiente, diciamo così, quello che potrebbe essere invece tradotto in un ritardo forte qualora non fosse gestito in questi termini. Quindi agire direttamente nel modello, verificare immediatamente eventuali interferenze, assicurare sempre che sia costruibile l'opera, estrarre disegni esecutivi, costruttivi, sempre aggiornati, anche qualora appunto ci siano queste variazioni. Quindi principalmente sono tre gli aspetti che noi con Tecla possiamo andare a gestire se ipotizziamo un flusso di lavoro completo: quello della progettazione, quello della fabbricazione e quello della costruzione, no? Quello che dicevo all'inizio. Quindi non soffermiamoci solo sugli aspetti di progettazione, perché dobbiamo vedere proprio Tecla come un software capace di supportarci in tutto il flusso. Allora, analizziamo il processo a ritroso, quindi progettazione, fabbricazione e costruzione. Partiamo dalla fine. Allora, analizziamo il processo partendo dalla costruzione. Per quanto riguarda la costruzione, se nell'ambito per esempio delle strutture in acciaio ci concentriamo maggiormente sul vantaggio di estrapolare in automatico i disegni di montaggio, non so, l'ottimizzazione
logistica che si può fare tramite il controllo dei pesi e dei lotti di trasporto, il controllo di approvvigionamento in cantiere o in uscita dalle officine tramite la tecnologia dell'RFID, i controlli sul controllo di interferenza, per esempio, o di centro di gravità, per esempio, no? Del sollevamento che possiamo fare appunto poi in sito. Tutti questi vantaggi sono tipicamente quelli che ci vengono in mente per le opere in acciaio. Chiaro che ce ne sono degli altri aggiuntivi che, per esempio, ci vengono in mente per le opere in cemento armato, quindi per esempio la gestione dei getti, quindi la gestione dei getti e la rappresentazione di essi direttamente negli elaborati grafici, quindi negli esecutivi o nei disegni appunto di pianificazione. Tecla ha degli strumenti specifici affinché la modellazione fatta possa avere un modello parallelo senza doverlo rifare, quindi il modello stesso ha una doppia visione, una nell'ottica per esempio di getti in calcestruzzo, tipicamente utile alla gestione da parte poi dell'impresa o di chi deve gestire le fasi di getto, di quello che per noi magari modellazione è una grossa soletta, ma poi dovrebbe essere gestita in fasi di getto diverse, per esempio. Ecco che Tecla ha strumenti diretti di questo tipo per studiare in modo più opportuno le necessarie interruzioni di getto e consentire quindi eventualmente all'impresa un'ottimizzazione dei tempi e dei costi sull'opera. Questi appunto sono alcuni esempi di tutta quella che è la suddivisione che potremmo fare. Non è di minore importanza sicuramente la possibilità di interfacciarsi con gli strumenti di rilievo. Qui la sinergia è ancora più forte da quando Tecla è entrata a far parte del gruppo Trimble, che da sempre si occupa di strumenti geosatellitari. Quindi, se già prima c'era una sorta di possibile collegamento, ormai sempre di più invece la sinergia è totale. Quindi l'interfaccia con questi strumenti, che siano essi stazioni totali o laser scanner, sfruttano questa interoperabilità che chiaramente porta dei benefici dal rilievo preliminare fino anche alle fasi successive, finali dell'opera, quindi non so, per le fasi per esempio conclusive di una SBILT, quindi non vediamola solo nell'ottica del rilievo iniziale, ma proprio anche nell'ottica delle fasi di verifica finale. Un altro aspetto senza dubbio fondamentale del flusso di lavoro che Tecla ci offre è la parte di approvvigionamento, quindi la parte quantitativa. È un altro aspetto su cui soffermare l'attenzione. Questo infatti vede in Tecla un forte strumento per l'estrapolazione di tutte le quantità relative al modello, permette anche, in effetti, volendo, di aprirsi in programmazione tramite le API.NET e quindi di interfacciarsi con dei gestionali. Quindi è vero che noi possiamo estrapolare da Tecla dei CSV, degli Excel, come quello che vedete in anteprima, come dei formati testuali e quindi poter alimentare i gestionali anche con questo. Anzi, spesso oramai anche il formato AFC è diventato strumento, anzi formato per alimentare a livello informativo, quantitativo dei gestionali. Però il collegamento con gli strumenti API.NET, quindi con la programmazione, lo permette sempre. E quindi chiaramente parliamo di gestionali di magazzino, di produzione. Anche proprio nell'ottica che il cantiere possa procedere senza interruzioni per mancanze di materiale e che il lavoro prosegua senza ritardi, perché ci sia un'ottima sincronizzazione di questi aspetti. Quindi, questa era per noi la fase di costruzione, ipoteticamente. Stiamo andando a ritroso nel flusso. Quindi, se prendiamo in mano invece la fase di fabbricazione, quindi anche qui. Nel caso delle strutture in acciaio, per esempio, le fasi di fabbricazione sono sicuramente supportate da Tecla nella possibilità di estrapolare i disegni costruttivi, quindi i disegni di officina, i normalini, i disegni degli elementi saldati, quindi le marche, le distinte taglie e fora, i file NC per le macchine a controllo numerico, anche qua, perché no, caspita, di collegarsi agli strumenti gestionali per la produzione al fine di alimentare e ottimizzare la produzione stessa. Nel caso del cemento armato, quindi sempre in ambito ovviamente acciaio, chiaramente anche quello che è tutta la parte di saldature, i robot di saldatura e quant'altro. Nell'ambito del cemento armato invece chiaramente questo si traduce negli esecutivi di cantiere, quindi nei disegni proprio cantierabili con gli esplosi, con le distinte, con i barbending, questo dipende poi dalle
dalle necessità e dalle scelte, no, di rappresentazione di ognuno, fino ad arrivare a schede di produzione per il mondo prefabbricato, ovviamente, se stiamo parlando di conci prefabbricati, che chiaramente quindi vengono fatti direttamente in stabilimento, così come di estrapolare tutte le distinte ferri, io dicevo prima, no, distinte ferri in tavola, il bar bending, ma le distinte ferri noi le possiamo estrapolare direttamente da modello, estraendole in Excel, per esempio, in un formato PDF, e allegandole, completamente personalizzandole però. Quindi vedete che sono, guardate queste tre immagini, vedete che sono tutte e tre diverse, sempre la tecla escono con lo stesso strumento. È il cliente che personalizza esteticamente la distinta per come normalmente è abituato ad averla. Quindi non è che cambio modo di rapportarmi perché uso uno strumento diverso, al contrario, è lo strumento che mi velocizza ma si adatta alla mia tipologia. Sempre in questo ambito, importantissimo, parliamo anche dell'estrazione da modello del formato BVBS, quindi come il formato NC per la parte in acciaio, il formato BVBS per le aziende di produzione di gabbie prefabbricate, quindi formato di controllo numerico che permette di mandare in macchina per le macchine piegaferri in automatico. Altro esempio. Perdonatemi, goccio d'acqua. Altro esempio sono, per esempio, fermate il gioco di parole, la stessa sequenza di posa. Anche qui, potendo suddividere non soltanto gli elementi, ma anche il contenuto di dettaglio, ad esempio le armature, suddividendole per fasi o tramite gli attributi stessi che l'armatura possiamo dare, o l'armatura in automatico possa avere, ci è facile, sia a livello di modello che a livello di disegno, poter isolare, creare filtri e anche quindi visualizzazioni, per esempio, di sequenze di posa. È chiaro che quando parliamo quindi di ECLA, queste peculiarità, diciamo così, costruttiva, anzi, possiamo proprio dire che questa la costruibilità sia sicuramente una peculiarità di Tekla, no? Anche nei claim direttamente della software house troviamo truly constructible, quindi davvero costruibile, no? È senza dubbio questo forse uno dei suoi aspetti più importanti, insieme alla multimaterialità, no? Quello proprio di arrivare con semplicità anche in progetti molto complessi ad un dettaglio davvero costruttivo, non solo dal punto di vista geometrico, ma soprattutto informativo, e quindi poterlo fruire poi quel dato. Non farlo fine a se stesso per dire guarda che bel modello che ho fatto, ma poi non lo posso sfruttare. Questo è sostanzialmente la questione. E questo si traduce in un aspetto importantissimo che chiaramente voi sapete e gestite quotidianamente, cioè il progettista deve oggi sempre di più soddisfare richieste di bandi di gara in cui è richiesto un livello informativo completo, molto alto, che è atto a garantire una corretta e completa costruibilità dell'opera. È chiaro che si andrà sempre più spinti da questo punto di vista, secondo appunto le normative nostre interne, non so, 11.7 piuttosto che N, ma è una richiesta che sempre più vediamo aumentare nei vari bandi. Se infine andiamo ad analizzare il terzo aspetto, quindi quello progettuale, quello dove si ricade prevalentemente, questa è la fase che a mio avviso necessita maggiormente, più di ogni altra, flessibilità e leggerezza, perché è chiaro che su questa fase, se andiamo a peccare di flessibilità e leggerezza, andiamo poi a discapito di tutta la catena, perché questa è la prima fase, no, che incontriamo. Questi due, oltretutto, flessibilità e leggerezza, sono altri due cardini su cui Tecla ha da sempre sviluppato proprio la propria potenzialità. Ed è anche riconosciuto su questo come appunto un software di riferimento. Sicuramente l'aspetto della sinergia con il calcolo strutturale è un altro degli aspetti importanti, quindi un binomio che Tekla Structures considera da sempre fondamentale e che trova appunto all'interno di software specifici dentro Tekla la possibilità di andare a generare dei modelli analitici che possono essere scambiati bidirezionalmente con diversi programmi di calcolo. Ce ne sono diversi, ce ne sono tantissimi. Questa fase vale tipicamente in import come in export. Ce ne sono veramente svariati e non per forza legati a Trimble, anzi, diciamo che ce n'è forse uno legato al gruppo Trimble, tutti gli altri sono software assolutamente diversi e internazionali. Alcuni li abbiamo citati qui, dove vedete Analysis and Design, quindi STAD, Robot, SACS,
SAP 2000, Midas, Modest, se vogliamo, ma di tipologia chiaramente differente, ma ce ne sono veramente tantissimi. Chiaro che questa apertura non è esclusivamente legata al mondo FEM, con cui chiaramente forse è importantissimo che ci sia, ma anche con tutte le altre tipologie, quindi gli standard IFC, per esempio, per l'interoperabilità con altre discipline, e quindi altri software di authoring BIM, piuttosto che con, adesso questo riguarda meno magari l'opera come un ponte, però chiaramente con la parte impiantistica, se parliamo di impianti, strutture industriali e quant'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Spesso chiaramente opere complesse come quelle di un ponte o viadotti nascono dalla mano chiaramente di diversi studi, di diversi professionisti, ed è per questo che la collaborazione Integra riscopre diciamo, un aspetto che è fondamentale nell'ottimizzazione del progetto. Su tanti aspetti, non so, la trasparenza, la comunicazione, l'efficienza del progetto stesso. Quindi le ridondanze dei dati, le rielaborazioni, le confusioni delle ultime versioni sono rischi a cui si può rinunciare usando degli strumenti ovviamente specialistici e specifici. Uno di questi, per esempio, si chiama Tekla Model Sharing. Tekla Model Sharing è un modulo di Tekla Structures che permette di abilitare queste funzionalità che sfruttano il cloud e consentono a progettisti e disegnatori di lavorare contemporaneamente sullo stesso modello da qualsiasi parte vogliano, quindi veramente da qualsiasi parte del mondo anche volendo, perché tanto sfruttano una linea internet, un cloud, una condivisione a pacchetti, quindi è vero che uno dice, ma caspita, un modello grosso come un ponte, chissà che pesantezza di trasferimento. No, perché il trasferimento è solo fatto di pacchetti di aggiornamento di quelle che sono le varie modifiche, quindi c'è una perfetta sincronizzazione, uno strumento pensato ad hoc per questo e che ha aiutato tantissime realtà, soprattutto nelle purtroppo nei mesi che abbiamo passato in primavera di lockdown e che, ahimè, stiamo ancora vivendo in molte regioni, a poter continuare a lavorare anche da casa, per esempio. Quindi non importa, addirittura posso lavorare offline nelle situazioni in cui magari sono senza rete e sincronizzare appena ho la possibilità di farlo. Quindi uno strumento molto molto potente, spesso usato per esempio dalle stazioni appaltanti o dai contractor per monitorare lo stato di avanzamento di un lavoro dato ai subcontractor, quindi non c'è un diretto lavoro da chi magari accede a Tekla e visualizza soltanto quello che stanno facendo terzi, oppure spesso e volentieri sono più studi che ognuno per la propria parte portano avanti un lavoro che si aggiorna in automatico e si completa in automatico. Trimble Connect a questo si affianca, quindi prima ne abbiamo parlato di Trimble Connect. Si affianca, quindi non per gli aspetti operativi dentro Tekla, che invece sono più a carico di model sharing, quanto per quelli appunto di condivisione non solo del modello, ma di anche tutto il resto della base documentale e soprattutto comunicativa. Quindi Trimble Connect è lo strumento dove anche ci segnaliamo eventuali incongruenze, eventuali problematiche rilevate a livello di coordinamento e quant'altro. Se rimaniamo chiaramente all'interno dell'ambito della progettazione e quindi della realizzazione del modello BIM, quindi andiamo più su aspetti pratici, oltre al contenuto informativo che, come abbiamo detto precedentemente, può spingersi ai massimi livelli richiesti dal mercato e dalla normativa, l'aspetto geometrico è l'altro aspetto che è fondamentale chiaramente nel processo, no? È chiaro che qui la creatività degli architetti o comunque la spinta anche dell'ingegneria ci porta a sfide sempre più ardue e quindi spingono i professionisti a progettazioni sempre più complesse che devono essere ben supportate, direi, dagli strumenti tecnologici che oggi abbiamo tra le mani. Strumenti che devono essere ovviamente all'avanguardia dal punto di vista, in questo caso parliamo sì della progettazione. Quindi, se dal punto di vista architettonico può essere sufficiente una modellazione solida anche preliminare, non possiamo dire la stessa cosa ovviamente della modellazione che è finalizzata all'opera esecutivo-costruttiva, che invece deve essere in grado di trasformare quell'idea in qualcosa di concreto. Ecco, per questi aspetti, lo sviluppo che Trimble Solution, che appunto è la software house che sta dietro allo sviluppo di la software house che è finlandese, lo ricordo, nonostante Trimble sia americana, il Trimble Solution è la vecchia società che si chiamava Tekla un tempo, che è rimasta in Finlandia adesso e tutt'oggi ha in mano lo sviluppo, continua ad avere in mano lo sviluppo di Tekla Structures.
Ecco, loro stanno imprimendo in questi anni sempre di più, cioè stanno proprio spingendo sull'acceleratore il progresso all'interno del programma da questo punto di vista di leggerezza, di velocità, di flessibilità, perché è una richiesta che sempre più, appunto, perdonatemi anche in questo caso, è sempre più richiesta sul mercato. Quindi c'è una richiesta di strumenti che sono sempre più performanti. Devono velocizzare e semplificare la modellazione anche di geometrie costruttive complesse in ambito di strutture in acciaio, ma anche in ambito appunto di strutture diverse come appunto il cemento armato, prefabbricato, precompresso. Ecco che da qui, oltre a quello che Tecla ha sempre avuto come funzionalità, quindi quella dei custom component, di componenti personalizzati che possono permetterci di andare a realizzare dettagli parametrici completamente nostri, che quindi velocemente possiamo replicare adattando a varie situazioni in maniera automatica, è nato uno strumento specifico che si chiama Tecla Bridge. Tecla Bridge, o strumento di Bridge Creator, come si chiama appunto all'interno di Tecla, sono sostanzialmente un insieme di strumenti specifici per la modellazione di ponti proprio. In tutte le sue parti, quindi non soltanto nell'impalcato, quindi l'impalcato, le spalle, le pile, funziona tramite estrusione sostanzialmente, no? Un'estrusione di sezioni sulla base delle livellette, però, quindi che noi importiamo direttamente con i formati specialistici, come per esempio il LandXML, dai programmi di estrazione in Oddio, infrastrutturale, perdonatemi, ho avuto un lapsus. E quindi noi riusciamo velocemente, facilmente, importando questi appunto file da cui vedete, no? Questi XML, LandXML, da cui lui riesce a tirarsi fuori visivamente e informativamente tutte le varie livellette, le varie curve e i vari tracciati, e sulla base di questo, tramite un editor di sezioni, quindi ci permette di creare sezioni che vadano anche a variare lungo il percorso, lui è in grado di modellare per noi questi estrusi. Vediamo in che modo con questo video che ci permette velocemente di capire la logica. Vedete, questa è l'interfaccia del Bridge Creator, la parte delle sezioni che vedevamo. Nella parte alta voi vedete che ci sono questi strumenti, come vi dicevo, sono una serie di strumenti che modellano la geometria, ma permettono di modellare anche poi tutta la parte di armatura, volendo. Quindi non importa se il tracciato è in pendenza, in curva, se la sezione va a torcersi chiaramente anche in determinati punti, perché noi possiamo variare sezioni e sviluppo gestito direttamente. Vedete, l'interfaccia è molto semplice, poi non è che parliamo di un software aggiuntivo per fare questo, è un comando dentro Tecla che fa per noi estrusi, e quindi lo usiamo non soltanto, dicevamo, per l'impalcato, ma per tutti, vedete, gli aspetti. Quindi è chiaro che non è che siamo obbligati a usarlo per ogni aspetto. Se la pila preferisco modellarla come elemento a sé, sono libero. Ma se mi viene comodo per certi elementi, appunto, che seguono il tracciato, usare questo strumento, sicuramente è uno strumento ideale, ideale per farlo. Così come l'ambito delle armature. No? Dentro Tecla ci sono tantissimi strumenti per la modellazione delle armature di qualunque elemento strutturale stiamo parlando. Su elementi tipici di un building non andiamo neanche a usare strumenti così avanzati come quelli che vedremo adesso. Perché? Perché abbiamo già un ricco catalogo che permette di importare ed armare gli elementi tradizionali, quindi plinthi, setti, solette, pilastri, travi e quant'altro, no? È chiaro che quando parliamo però di un'opera infrastrutturale, come un ponte, una galleria, un tunnel artificiale, come quello che state vedendo nell'immagine qua, la cosa non è proprio utilizzabile, perché non stiamo parlando di elementi tradizionali. E quindi entrano in gioco degli strumenti aggiuntivi che Tecla ha al suo interno, come ad esempio questi, cioè strumenti che permettono di avvicinarsi all'elemento, alla geometria dell'elemento, che potrebbe essere nata da Tecla o importata, riconoscere la geometria e proporre un'immissione di armatura, dipende dalla sagoma che abbiamo scelto di inserire, quindi tramite un catalogo sagoma, per velocizzare la geometria appunto di forme complesse. Quando invece parliamo ad esempio degli strumenti all'interno del Tecla Bridge che abbiamo visto prima, questi strumenti per la modellazione delle armature, anche in questo caso,
sfruttano automaticamente quella che è la geometria dell'elemento stesso, quindi salgono, curvano, scendono, sono torte, non importa, e possiamo gestire tipologie di armatura diversa. È chiaro che queste armature non sono mai modellazione pura fine a se stessa, sono armature, quindi armature che hanno, come normalmente hanno le armature, informazioni, quindi hanno prefissi di marcatura, hanno materiali, hanno raggi di piega, hanno nomi per poterle filtrare. Vedete che abbiamo, ci sono tipologie diverse di armatura, quindi possono essere delle staffe e quindi seguono delle logiche di modellazione diversa rispetto magari a dei ferri longitudinali, oppure sono appunto degli stirrup, ok? Cioè dipende dalla tipologia e noi riusciamo però a fargli seguire quelli che sono i flussi tramite la modellazione tracciata dal Tecla Bridge. Vedete, no? Basta identificare, diciamo così, lo shape, quindi la sagoma, dargli, diciamo, un tracciato iniziale che poi lui segue, ok, il tracciato dell'elemento stesso. Quindi questo è sicuramente uno dei modi che abbiamo per modellare e scendere ad un dettaglio costruttivo della nostra opera infrastrutturale puntuale. Se parliamo di materiali diversi, quindi parliamo di ponti in acciaio, chiaramente non è tanto l'aspetto straordinario quello di travi, pilastri e quant'altro, ma parliamo per esempio dell'ambito lamiere. L'ambito lamiere è un ambito che in Tecla è fortemente supportato dagli ultimi strumenti che state vedendo. Questi sono strumenti nati nell'ultimissima versione 2020, quella attualmente è fuori, permette di generare lamiere semplicemente partendo da linee di costruzione tracciate all'interno dell'ambiente 3D, toccando le quali vengono generate lamiere anche molto particolari, lamiere che mantengono sempre la loro parametricità anche alle modifiche, come state vedendo, e attenzione, lamiere che però possono essere sviluppate a livello poi di disegno costruttivo, estraendo appunto i disegni di sviluppo di esploso della lamiera, quindi l'unfolding sostanzialmente, che è tipicamente quello che poi a livello di costruzione sicuramente sarà necessario fornire. Quindi questi, diciamo, queste geometrie complesse ed elementi svergoli spesso sono presenti, per esempio il ponte San Giorgio nella parte bassa, quella lamiera che ricordava un po' anche lo scafo di una nave, è sicuramente stato un elemento di decisa complessità da dover gestire. Prima di arrivare a lasciare spazio ovviamente alle vostre domande, dobbiamo toccare necessariamente un punto che non andremo volutamente ad approfondire oggi, perché è un punto, un aspetto molto importante e che necessita di tempo adatto e dedicato solo a questo argomento. Vediamo da quelli che sono i nostri clienti, i numerosi clienti che usano Tecla in questo ambito dei ponti, che sempre più spesso viene utilizzato dentro per la modellazione dentro Tecla Structures il collegamento con Grasshopper per la modellazione algoritmica. La modellazione algoritmica è questa modellazione che sfrutta questi cruscotti, questi plugin aggiuntivi, questi software aggiuntivi che, come Grasshopper appunto lo è, che tramite questi cruscotti permettono di gestire tutti i parametri di modellazione che possiamo poi andare a scaricare direttamente in Tecla. Quindi Tecla si comporta così come tramite questi input, quindi in maniera molto veloce, noi indichiamo. Vedete che basta portare le modifiche per avere le modifiche per esempio in Rhino e di conseguenza in Tecla, cioè quindi geometrie molto complesse e soprattutto parametrizzazioni molto complesse, quindi non vediamola riduttivamente nel singolo elemento come in questo caso per semplicità vi ho voluto mostrare, ma in un'ottica di insieme, di sinergia di tutte le componenti che un ponte ha, al variare anche solo dell'altezza di una pila, io devo poter variare facilmente, velocemente diversi elementi, non uno, e tutti con la corretta modalità di adattamento. Ecco che entriamo in un ambito molto complesso, è un ambito molto complesso che oggi trova lo stato dell'arte in un prodotto che appunto è la sinergia di più prodotti. Quindi il plugin che Tecla Structures ha con Grasshopper, ok,
che ricordo oltretutto è un plugin gratuito che si trova su Tecla Warehouse, e quindi la sinergia che unisce Rhinoceros, Grasshopper, che appunto è il suo modellatore algoritmico, e Tecla Structures. Questa tematica verrà presentata da un nostro specialista interno, l'ingegner Pierpaolo Simonetti, e da un nostro partner esterno, l'ingegner Federico Malleni di Bonifica SPA, il prossimo venerdì 27 novembre. Quindi è un webinar che ci tenevo particolarmente a segnalarvi, perché proprio sulla tematica dei ponti, di cui Bonifica SPA è specialista, insieme appunto a Malleni, che sarà in loro rappresentanza e conosce molto bene queste tecnologie perché le applica quotidianamente, avrete modo di entrare un po' più nel dettaglio di questa possibilità. Che altro? Bah, per chi non conoscesse l'ingegner Federico Malleni, è oltretutto la persona che ha sviluppato il corso proprio su Grasshopper, che da un po' di tempo noi stessi come Arpacea stiamo proponendo, e che trovate sul nostro sito, sul nostro e-shop. Cosa dire? Allora, come conclusione, sicuramente di quanto abbiamo visto, possiamo dire che da questa analisi possiamo indubbiamente rimarcare quanto l'utilizzo di strumenti specialistici per la progettazione strutturale, come Tecla, appunto, possano fare davvero la differenza se visti in un'ottica generale di commessa, quindi consentendo di ottenere dal progettista al produttore, all'impresa, e facendoci quindi scoprire il piacere di progettare e costruire avendo tutto sotto controllo, quantomeno il più possibile sotto controllo, un qualcosa che invece in approccio tradizionale chiaramente diventa molto più complesso da gestire. Inoltre, grazie anche alla costante condivisione delle informazioni, di tutte le informazioni di progetto, tramite le piattaforme di collaborazione che abbiamo visto, quindi Trimble Connect, piuttosto che Trimble Quadri, ci permettono di rendere tracciate e accessibili anche oltre la sola fase di costruzione, quindi per traguardare anche le fasi di gestione e manutenzione, e quindi in questo modo rispondere ai requisiti imposti anche dalle più recenti normative di riferimento in questo ambito. Quindi questo è la nostra visione sul mondo della Bridge Information Modeling. Riteniamo che questo sia uno strumento sicuramente molto valido da approfondire per chi fa questo mestiere. Speriamo di essere riusciti oggi a darvi una panoramica, chiaramente, che vi permetta di capire se è uno strumento che per voi valga la pena approfondire, perché è chiaro che se è così la webinar non basta per essere pronti a fare un passo del genere, ma anzi pronti ad iniziare una seria valutazione che faremo one to one con ciascuno di voi che voglia spingersi in questa. E vi ringrazio ancora. Alla prossima occasione e a presto. Buona serata.